Buongiorno e ben ritrovati. Oggi tratteremo una delle tematiche che purtroppo è sempre di attualità per un impianto idronico, la presenza d'aria nell'impianto. E in particolare quindi vi presenteremo le nostre valvole di sfogo aria automatiche. L'aria quindi, come abbiamo detto, è un pericolo per l'impianto, perché crea della corrosione, nonostante magari l'impianto e le sue componenti possano essere formate da materiali differenti, e più in particolare se riesce a raggiungere la pompa di circolazione può innescare quel fenomeno che viene detto di cavitazione, per cui andrà a ledere le giranti della stessa e a creare un vero e proprio malfunzionamento. L'aria è sempre presente in un impianto, nonostante possa essere stato effettuato un caricamento a regola d'arte. È presente sotto forma di microbolle disciolte nell'acqua, che nel momento in cui trovano un tratto di quiete dell'impianto, che potrebbe essere la sommità di una colonna, si aggregano e vanno a formare delle vere e proprie bolle d'aria. Quindi vi presentiamo le nostre due valve, Minical e Maxcal. E siccome il principio di funzionamento è pressoché lo stesso, e per una maggior visibilità, prenderemo in esame la Maxcal. Quindi andremo ad elencare le componenti all'interno della sezione, all'interno della valvola. Quindi abbiamo un galleggiante, una stina del bilanciere attaccata all'otturatore e la via di sfogo dell'aria. Molto semplicemente il funzionamento è il seguente. L'acqua, arrivando a una certa altezza, fa salire il nostro galleggiante che, collegato all'otturatore, andrà a ostruire il passaggio verso l'esterno. Nel momento in cui le bolle d'aria raggiungono la camera della nostra valvola sfogo aria, il movimento del galleggiante sarà questo, quindi quello di scendere, e tramite al collegamento con l'asta del bilanciere anche il nostro otturatore scenderà e farà in modo di far defluire l'aria verso l'esterno. Nel momento che questo avviene, la pressione dell'acqua ritornerà sufficiente, per cui vi farà rialzare il nostro galleggiante. Sia la Minical che la Maxcal hanno lo stesso principio di funzionamento, come abbiamo detto, ma hanno un potere di sfogo aria differente. Maggiore sarà quello della Maxcal e quindi verranno posizionati su due punti differenti dell'impianto. Ad esempio, la Maxcal potrà essere messa su un accumulo, mentre la Minical, per esempio, sulla sommità di una colonna. Proseguendo, a corredo delle nostre valvoline di sfogo aria automatico possiamo avere la valvola antireflusso oppure il rubinettino di intercettazione, che quando è montato è aperto, nel momento in cui viene smontato andrà tenuta e a chiusura. E infine, per concludere il discorso, non possiamo non presentarvi la valvola di sfogo aria per il solare con il proprio rubinettino di intercettazione, che come principio di funzionamento è identica a quelle presentate prima. La vera differenza sta nei materiali con cui è stata studiata e costruita e alla temperatura di esercizio. Siamo arrivati al termine anche di questa puntata, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima. Grazie mille, ciao!